Ciao a tutte! Oggi con noi c'è un ospite d'onore, mia figlia, la mia piccolina. Insieme lavoreremo un simpatico progetto, un simpatico scaldacollo lavorato con le nostre mani. Per l'occasione abbiamo comprato questi gomitoloni da Ofelia, è una lana molto grossa, adatta proprio a fare questo tipo di lavorazione, cioè lavorarla con le mani. Noi oggi insieme lavoreremo due scaldacolli, molto carini e molto simpatici, una lana molto morbida. È un progetto molto semplice e creativo. Mi è piaciuto condividerlo con voi perché con la mia piccolina è da giorni che cerchiamo di lavorare un qualcosa che lei possa già iniziare a fare. E quindi, perché no, dare un'idea anche a voi per farla con le vostre bambine, con l'arrivare delle festività, magari condividere con loro una vostra passione e farle appassionare sempre di più. Quindi armiamoci di lana e mani, senza bracciali preferibilmente, perché dovremmo utilizzare le nostre braccia come se fossero un ferro. Questa è la tecnica Knit Arm. Quindi tra pochissimo toglieremo già il nostro filato, lo apriremo. Si presenta in questo modo con un filo d'inizio. Vedete, c'ha un po' di cotone. Abbiamo problemi con la corrente, va e viene oggi. Sciogliamo, ora ti do la mano io. Ecco qua. È chiusa così proprio per evitare che si ingarbugli. Ok, la mia è sciolta. A posto. Sciogliamo anche la sua. Ecco qui. Questa è veramente un'idea molto simpatica da lavorare, eh? Molto sfiziosa. I colori ovviamente li abbiamo scelti, ognuno piaceva il suo, vero amore? E ognuno ha scelto il suo colore preferito. Ecco qua. Allora, questo è il principio. Appoggiatelo qua, guarda. Questo è il tuo principio del filo. Mantieni, amore. Ok, qui c'è un altro piccolo filetto, magari lo tagliamo. Rieccoci. Allora, come per quando noi lavoriamo sui ferri, la prima cosa che dovremo fare è montare le maglie. Quindi creiamo il nostro piccolo cappietto e ce l'appoggiamo sul braccio, vedete? Poi creiamo le altre asole, sono due, vedete le asolette? Sono tre e sono quattro. Noi faremo giusto quattro punti. Vedete? Non lo faremo molto largo perché la lana già è grossa di sua. Ora a questo punto, com'è la tecnica? Basta mantenere questo filo con questa mano qui, quindi dove ho i punti montati, passo il cappio e questo nuovo diventa il mio nuovo cappio. Riprendo con questa mano sempre il filo d'inizio e lavoro. Vai, amore. Puoi fare anche tu tranquillamente, tanto lei già pratica, già riesce a farlo tranquillamente da sola, guardatela. È una lavorazione molto semplice e alla fine vi sarà come quando lavorate a maglia, uguale. Basterà passare i punti da un braccio all'altro, brava. È come se fosse così la stessa lavorazione fatta con i ferri. E pian pianino vi cresce la maglia sottostante. È una lavorazione molto, sono dei punti molto larghi, come vedete, ma proprio per questo è un di bell'effetto sul collo, perché vengono tipo quasi come delle piccole collane, no? Ecco perché monto pochi punti. Ecco qui. Si continua. Guardate. E pian pianino si va avanti. È bello perché così i bambini fanno un lavoro manuale, quindi io preferisco che giochino con le mani e non con i videogiochi oppure con il telefonino continuamente. Quello pure va bene, ci deve essere perché è la loro generazione questa. Però è anche corretto che loro facciano dei lavori con le mani, sviluppano una parte del cervello che altrimenti non va avanti. Guardate com'è brava. Bravissima, vai, continuiamo così quindi fino al completamento della nostra piccola collana scaldacollo lavorata con le nostre manine e tanto amore perché è fatta insieme ai nostri barboletti.
qui. Mi ha un po' garbugliata la lana. Guardate come si presenta. Inizia a presentarsi un po' più larga. Questi gomitoloni che stiamo usando sono comunque da 100 grammi ognuno e hanno una lunghezza sulla confezione, vedete, dice comunque 27 metri. È un 40% acrilico, poi c'è lana moire e un po' di nylon come lana. Però devo dire la verità, già al tatto sono morbidissime, vero piccola? Lei ha una nuvola azzurra in realtà sulle mani. È bellissimo come colore, un verde acqua molto bello. Quindi vi conviene continuare a lavorare. Finito? Ah, lei è già finito. Continuare a lavorare in questo modo e poi lo chiuderemo insieme con un bottoncino. Vi farò vedere come sarà carino il nostro piccolo scaldacollo chiuso tranquillamente in un solo punto. Io sono rimasta un po' indietro perché aiutare è d'obbligo, come dico io. Quindi mia figlia mi ha battuto, è stata molto più veloce di me con questo tipo di lavorazione. Avete visto? È veramente semplicissimo. Poi lo potete disfare e rifare ogni volta, così i bambini iniziano a capire un po' la tecnica di come passare i punti sui ferri oppure di come passare i punti con l'uncinetto. È semplice, è molto semplice. Passare le tradizioni secondo me poi è la cosa più bella ed importante. Quindi continuiamo. Ah, anche io ho quasi finito. C'ho gli ultimi punti. Ci sono, eh? Ho quasi finito anch'io. Ora questa chiusura sarà molto semplice. Ho passato l'ultimo punto. Tolgo le maglie dal braccio. Vedete qui? Io ho il mio cappietto. Avvolgo semplicemente nel seguente modo, vedete? Tipo nudo. Perché questo qui io lo utilizzerò anche come passante del mio bottone, perché vado ad applicare un bottoncino e faccio un piccolo nodino qua. Quindi diciamo che il passante è fatto del bottone. Ora vi faccio vedere una cosa. Questa è la parte estrema della nostra lavorazione, vedete? Ho semplicemente fatto un nodo e ho chiuso le maglie ed è la parte estrema della mia lavorazione. La parte iniziale è questa qui, dove abbiamo questo cappetto qua. Guardate quanto è carino. Io ora applicherò un bottoncino che sarà messo qui e in veramente in pochissimo, meno di 10 minuti, abbiamo creato uno scaldacollo, non so se si vede bene nella lavorazione, di grande effetto, ma la cosa più bella è che l'abbiamo fatto insieme. Quindi ora monteremo insieme il bottoncino e lo scaldacollo sarà, la nostra sciarpa scaldacolla sarà finito. Prendo un attimo il bottoncino e l'andremo a applicare qui all'inizio della nostra lavorazione. Anche qui mi aiuterò con il mio punto d'inizio, che è questo. Faccio sempre un nodino e dopo cucirò un bel bottone. Ovviamente ci vuole un bottone bello grande in questo caso. E due. Prendo subito il mio bottoncino e lo vado ad applicare. Eccoci qua, io il bottone l'ho scelto, lei sta scegliendo i suoi bottoni. Ritorniamo qua dove era il mio punto d'inizio e andrò a cucire il mio, semplicemente il mio bottone. Inizierò appena lei avrà deciso quale bottoncino vorrà applicare sul suo scaldacollo fatto veloce. E ora vi raccontiamo anche un segreto. Perché prima, mentre abbiamo messo in pausa, già mi ha detto a chi vuol fare questo piccolo regalo, vero? Di chi sarà questo piccolo scaldacollo? È una sorpresa, eh? Ma possiamo dare qualche indizio. È di una persona che normalmente le fa lei, eh? Ti regala cappelli, sciarpe. E quindi questo primo lavoretto lei vuole regalarlo a chi? Se
Si è sempre preso cura di lei, facendole stare calda. Allora, io il bottone l'ho applicato, avete visto direttamente sul nodo della lavorazione. Ecco qui, taglio il filo in eccesso, vedete? Quindi dove era il primo gancio ho messo il bottone e ora vi faccio rivedere come verrà una volta finito il tutto. Questa era l'asola che abbiamo creato prima, ovviamente lo devo aggiustare un po' meglio. E voilà. Questo non va bene, è troppo piccolo. E il lavoro è fatto. Abbiamo messo anche il bottoncino di finitura al nostro scaldacollo. Però veramente vi garantisco che è un lavoro di grande effetto, molto carino. E guardate che bella lana, che bella sfumatura poi che ha. Veramente molto carino da realizzare. Ora ci tocca chiudere il suo. È finito? Quindi, come abbiamo fatto prima, togliamo tutte le maglie dal braccio. Lei l'ha fatto un po' più largo rispetto al mio. Guardate, in autonomia io avevo montato semplicemente 4 punti, lei ne ha montati di più e ha deciso in autonomia di farlo un po' più largo. Quindi la creatività non ha mai fine. Cosa faccio io per chiuderlo? Ho tutti i punti ancora in mano, vedete? Passo il filo qui al centro della lavorazione e inizio a chiudere facendo semplicemente giri attorno agli anelli, così le maglie non si sfileranno. Poi lo passo sotto a tutti i filini, creando un piccolo cappietto, facendo un nodino, semplicemente un nodo di chiusura. Faccio altro giro, farò così fino a quando il mio filo non scomparirà. Ok, a questo punto dal lato opposto potrò tranquillamente, vedete dove c'è l'altro filino, applicare il mio bottoncino. Quindi magari prendo tutte le maglie, passo un po' di più, così crea anche da questo lato qui, l'ho passato un po' dentro alle maglie, vedete? Avendo lei un braccino più piccolo, in questo caso la lavorazione è molto più stretta. Quindi tiriamo un pochino e qui noi andremo a cucire ora il nostro bottoncino, quindi diamo dei nodini, così abbiamo chiuso tutta la nostra lavorazione. Hai scelto il bottone? Siamo pronti per cucire il nostro bottoncino. Scusate per le sirene che sentite in sottofondo, ma oggi qui è mancata la corrente e gli antifurti stanno impazzendo. Non riesco a toglierli. Allora, dammi il bottoncino, amore. Allora, eccoci qua, il bottoncino scelto è bianco. Lo iniziamo a cucire, come abbiamo fatto per l'altra parte, quindi sull'inizio del lavoro andiamo ad inserire il nostro bottoncino. Lo stiamo cucendo. Semplicemente con del cotone, questo è un filo un po' più doppio del cotone. Puntino ed è finito. Allora, ora glielo indossiamo così capiamo come è venuto. Certo che un lavoro fatto con le proprie mani ha una soddisfazione in più. Vero, piccola? Ah, non riesco a mettertelo. Uno e due, qua c'era la mia asola. Ne andrò ad applicare. Vedete?
Il suo è un modello fatto con più punti messi, di sua spontanea volontà, non ha seguito quando io dicevo mettiamone solo 4, ne ha messi qualcuno in più ed è venuto anche molto bello perché è più largo e fa più collo stretto. Il mio invece è più lungo, ha un tipo di collo tipo collana, quindi è un po' più lungo come lavorazione. Spero che questo tutorial tra mamma e figlia vi sia piaciuto. Tanti baci da Michela e Annalisa. A presto ad un nuovo tutorial. Ciao! Saluta!